Buongiorno, oggi è lunedì ed è il 18 febbraio del 2019. Ieri sera abbiamo praticamente concluso la nostra serie sull'argomento Pronti per un tempo nuovo, anche se in realtà vedremo domenica prossima la conclusione finale, perché abbiamo cominciato a trattare l'argomento ieri sera e concluderemo la prossima domenica. Quindi per quanti vogliono beneficiarne possono vedere online il video che c'è della riunione di ieri sera. Abbiamo trattato l'argomento che riguarda in maniera particolare la vita di Giosuè, delle parole specifiche che Dio ha dato direttamente al suo cuore. Voglio leggere Giosuè capitolo 1, dove dice: «Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, il mio servo, è morto. Ora dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà. Come ho detto a Mosè, il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei fino al Mar Grande, cioè il Mediterraneo, a ovest. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Sarebbe bello leggere tutto il capitolo, ma per motivi di brevità chiaramente non lo faccio. E ci sono tre parole, c'è un'espressione che Dio ripete tre volte, scusate, e l'espressione è, come voi ben sapete se conoscete il capitolo, è «sii forte e coraggioso». La prima volta glielo dice nel versetto 6, al versetto 7 dice «sii forte e molto coraggioso», il versetto 9 dice così: «non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te ovunque tu vada». E quando Dio parla in questa maniera è perché in realtà sta rivelando quello che c'è nel cuore della persona alla quale lui sta parlando. Se Dio ha bisogno per tre volte di dire alla stessa persona «sii forte e coraggioso», glielo dice in maniera diversa: la prima volta «sii forte e coraggioso», la seconda volta «sii forte e molto coraggioso», la terza volta dice «te lo comando, sii forte e coraggioso». In realtà è perché queste espressioni rivelano quello che c'era nel cuore di Giosuè, che aveva appena preso comando la testa di questo popolo enorme che dopo 40 anni di deserto si stava accingendo ad entrare in una terra chiamata, definita la terra promessa, e Dio dà delle indicazioni molto chiare. Ora possiamo essere o non essere d'accordo a livello ideologico, a livello politico, di alcune cose che sono scritte qui, ma la Bibbia ci rivela dei principi, sono dei principi che sono validi, sono universali, sono globali, sono principi che valgono per ogni essere umano che vive sulla faccia della terra. Il principio fondamentale è questo: tu sei nato non per stare in un deserto, ma per possedere tutto quello che Dio ha preparato per te. E quando Dio ci parla, in realtà Lui sta rivelando quello che c'è dentro il nostro cuore. Quando Lui ci dice non aver paura, è perché in realtà nel nostro cuore c'è paura. Quando Lui ci dice sii forte e coraggioso, è perché in quel momento magari non ci sentiamo né forti né assolutamente coraggiosi. Ma una cosa è certa: quando Dio inizia qualcosa nella nostra vita, Lui la porta a compimento. Non ha importanza come noi ci sentiamo, se Dio ci ha dato delle promesse, Lui è buono, Lui è fedele e porterà a compimento tutto quello che Lui ha promesso nella nostra vita. Ora, ci sono tante cose chiaramente che ci danno spunto di riflessione nel capitolo in questione, ma una in maniera particolare, che è qualcosa sulla quale sto lavorando anche nella mia vita e che vedo che è qualcosa che vedo nella vita degli altri, che dove c'è bisogno di mettere un punto fermo e creare una linea di demarcazione definitiva. Ed è questo: Giosuè per 30 giorni insieme al popolo di Israele aveva fatto un funerale, ed era quello di Mosè.
e Dio è dovuto venirgli a dire personalmente: Mosè è morto, come per dire non torna in vita, non cercare più di mettere lui al centro della situazione, perché lui è morto, ormai sei tu che devi prenderti la responsabilità di questo popolo. Infatti gli dice: ora dunque alzati. Significa che era in una situazione di prostrazione interiore. Passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Ci sono delle azioni specifiche che Dio ci chiede, prima di tutto di fare dentro di noi. Dobbiamo alzarci dentro di noi e cambiare la nostra posizione interna, la posizione che abbiamo assunto di fronte a dei drammi, a delle tragedie, a situazioni che magari sono successe che non ci aspettavamo. Ma Giosuè era lì per 30 giorni a piangere, a disperarsi per la morte di questo grande condottiero, questo uomo straordinario che aveva guidato il popolo fuori dall'Egitto, attraverso il Mar Rosso, all'interno di un deserto dove rimasero per 40 anni, dove videro cose straordinarie. Ma quel tempo è finito, quell'uomo è morto, quel territorio è qualcosa che bisogna lasciare perché c'è qualcosa di nuovo davanti. Bisogna alzarsi, bisogna passare quel Giordano, bisogna fare delle scelte importanti ed entrare definitivamente in quello che Dio ha preparato per noi. Ora, voglio incoraggiarti in questo giorno. Voglio incoraggiare prima di tutto il tuo uomo interiore. Non pensare che le cose attorno a te cambino. Lo ripetiamo spesso questo qua, ma è qualcosa che va ripetuto perché lo dobbiamo fare entrare nella nostra mente, nel nostro subconscio, ed è qualcosa che è una verità della quale dobbiamo impadronirci una volta e per sempre. Niente cambia attorno a noi se non cambia qualcosa dentro di noi. Niente cambia attorno a noi se noi non cambiamo il nostro modo di pensare, se non rinnoviamo la nostra mente e non permettiamo allo Spirito Santo di spingerci oltre, di stirarci letteralmente, di allargarci, di espanderci. Abbiamo bisogno di diventare elastici, dobbiamo lasciare definitivamente una mentalità religiosa, cattolica, evangelica, quello che sia, per poter afferrare la mentalità del regno, che è quella che Dio vuole che tu prosperi ora, che tu abbia successo ora, qui, che tu possa stare bene qui e ora, che tu possa godere la vita, essere felice, stare bene e realizzare tutto quello che lui ha messo dentro di te qui e ora, non dopo la morte. Quindi devi eliminare questo senso di prostrazione che c'è dentro di te, questa voglia di rimandare, di procrastinare continuamente delle scelte e delle decisioni che tu sai che sono importanti per la tua vita, e spingendo queste scelte a domani non aiuterai te stesso, perché in realtà noi pensiamo che niente cambia. Vabbè, c'è una cosa che devo fare oggi, la faccio domani. Devo iniziare la dieta, la inizio domani. Devo iniziare a fare un po' di sport, inizio domani. Dovrei iniziare a spendere un po' di meno, lo inizio domani. Dovrei mettermi d'impegno a rompere quelle brutte abitudini nella mia vita, lo farò domani. Devo fare quella telefonata importante per definire, la farò domani. E non ci rendiamo conto che posticipando queste decisioni importanti al nostro domani, in realtà non è che le cose le stiamo posticipando, noi stiamo rovinando il nostro presente. Se tu continui a rimandare determinate cose a domani, o alla prossima settimana, al prossimo mese, o il prossimo mese le cose cambieranno, il prossimo anno le cose cambieranno, no, non è vero, è una bugia. Niente cambia se non cambia qualcosa dentro di te. Allora hai bisogno di prendere delle decisioni, di fare delle scelte, di prendere una posizione chiara e dire: inizio oggi, fai quella telefonata e falla oggi. Prendi quell'appuntamento con il dentista e prendilo oggi. Se devi andare in palestra, vacci oggi. Se devi iniziare una dieta, inizia oggi. Se devi cominciare a spendere di meno, a rompere certe cose alle quali tu sei, di cui sei schiavo, inizia a farlo oggi. Devi incontrare quella persona, fallo oggi. Devi perdonare, fallo oggi, non aspettare domani. Domani potrebbe essere troppo tardi per te o per quella persona e vivrai di rimpianti. Perché? Fai oggi, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Alzati,
ti dice il Signore, alzati e passa questo Giordano. Il Giordano è una forma di battesimo, è una forma di decisione, è una forma di posizione di fede, di passo di fede. Fai quello che devi fare e fallo oggi. Perché? Perché tu entrerai in quello che Dio ha preparato per te. E perché aspettare anni? Una volta che ci entrerai e guarderai indietro, ti renderai conto di quanto tempo hai perso. Non abbiamo controllo su niente se non sulla nostra mente. Inizia a dare una svolta chiara nei tuoi pensieri, nella tua attitudine, nel tuo stato mentale. Prendi posizioni, fai delle scelte importanti, non rimandare più, chiudi con il passato. Mosè è morto, non tornerà mai più in vita, perché Dio sta chiamando te a fare delle scelte importanti per la tua vita. E ci sono altri che dipendono addirittura dalle tue scelte, se sei un padre, se sei una madre, se sei un direttore di azienda, se sei un imprenditore, se sei una persona che tu sai che altre vite e le decisioni di altri dipendono da quello che tu stai decidendo, allora hai già perso, è già troppo tardi. Quindi smettila di rimandare, fai le tue scelte, falle ora. Alzati, passa il Giordano ed entra nella terra che Dio ha stabilito per te. Una buona giornata.